Allora, io ringrazio tutti per questa opportunità di poter parlare oggi. Mi sento veramente a casa, come dire. Quindi tutti i relatori precedenti hanno detto cose straordinarie per me. E anche io, come Bartolo, noi parliamo sempre ognuno dell'altro in questi termini, quindi chiaramente i nostri rispettivi mariti e mogli non sono gelosi perché sanno che è un amore assolutamente professionale, ma perché abbiamo trovato una stessa identica visione nell'ambito della medicina, che è piuttosto rara. Per fortuna, avendo avuto contatto con voi, mi sento già molto a casa perché sento comunque un approccio molto simile. E oggi, diciamo, è iniziata la giornata col professor Spaggiari, che per me dice cose meravigliose, chiaramente. La cosa incredibile è che io adesso sto trovando conferma della scienza, di quello che in 30 anni di attività clinica ho avuto conferma sulla clinica. E quindi è una modalità, diciamo, deduttiva, quindi non dalla teoria alla pratica, ma dalla pratica alla teoria. E quindi è sempre più entusiasmante sentire persone che mi spiegano quello che ho capito in pratica. Quindi io ringrazio tantissimo, di essere parte di questo gruppo. Io chiaramente sono una cardiologa, visto che di cuore se ne parla poco, ho piacere proprio di esagerare. Poi ditemelo se esagero troppo oggi. Per me il cuore è un organo meraviglioso. Quindi mi piace ricordare che per secoli il cuore è stato considerato la sede dell'anima, l'origine dell'emozione, del coraggio e dei desideri. Ma la cosa che mi ha molto impressionato è che Lucrezio nel De Rerum Natura, nel 55 a.C., diceva che la forza dominante dell'intero organismo è quel principio guida cui noi diamo il nome di mente, e questa è fermamente posizionata in mezzo al petto. Noi uomini occidentali identifichiamo la mente con il cervello della testa e ci siamo dimenticati del funzionamento reale dell'organismo umano. Quando tengo i miei corsi, io dico, cerco di dare il foglietto illustrativo di come funziona l'essere umano, che non ce l'hanno dato alla nascita. E ci siamo dimenticati noi, avendo sviluppato tantissimo la parte della neocorteccia, quindi diciamo anche del pensiero razionale, di quanto è importante la mente del corpo. Gli antichi dicevano mens sana in corpore sano e non il contrario. Quindi, ci tengo tantissimo anche a parlare. Platone diceva che i medici non riuscivano a capire l'origine di tante malattie perché purtroppo non prendevano in considerazione l'anima da cui originano tutte le malattie, ma solamente la parte materiale. Mi sembra che non è che abbiamo fatto tanti passi in avanti in questi 2000 e passa anni. Ci tengo tanto a parlare del cuore perché ancora diversi colleghi, anche colleghi che si occupano di questi tipi di medicina, diciamo che puntano sulla epigenetica, dicono che il cuore è esclusivamente una pompa meccanica. E questa è una cosa che a me mi fa trasalire perché diciamo che siamo rimasti ancora all'idea del riduzionismo cartesiano, quindi diciamo il cuore solo visto dal punto di vista materiale. In realtà la scienza è andata molto avanti, dalla fisica newtoniana siamo passati alla fisica della relatività. Grazie a Freud abbiamo cominciato a parlare di problemi psicologici, anche se Freud ha riportato tutto al problema, diciamo, sessuale, è stato però il primo a chiarire quanto è importante nella salute umana considerare questi aspetti. Con Jung si è fatto un ulteriore passo in avanti. Per fortuna nella medicina nasce la psicosomatica e l'uomo viene diviso ancora in più parti. Se prima c'era diciamo, il sacerdote che si occupava della parte spirituale e il medico della parte materiale, a partire da questa epoca è nata anche la figura dello psicologo che si occupa della psiche, quindi cominciamo a dividere ulteriormente l'aspetto dell'uomo. Però mettiamo di più l'uomo al centro. Ma la scienza va ancora avanti, sempre grazie alla fisica, che è la fisica, la scienza che maggiormente traina tutte le altre scienze. Quindi passiamo alla fisica quantistica, dalla psicosomatica passiamo alla psiconeuroendocrinoimmunologia. Quindi l'uomo viene considerato un sistema complesso, quindi la risultante di molteplici sistemi in comunicazione tra di loro che lavorano in concerto per mantenere un equilibrio in cui c'è una grande comunicazione tra i vari apparati ed organi. Finalmente si pone la salute al centro, ma c'è un ulteriore passo in avanti.
oso dire, fare questa così, provocazione. Quindi dalla fisica quantistica stiamo passando alla fisica adronica, dallo studio della salute allo studio della natura, e l'uomo diventa parte integrante della natura. A questo punto mettiamo la vita al centro. Quindi l'uomo non può essere considerato come un essere a sé stante, ma esclusivamente come un essere inserito in una realtà biologica e come tale risponde alle leggi governate da una multidimensionalità e interdipendenza di numerosissime variabili. Quindi non possiamo più pensare di curare l'essere umano in questa nuova visione con un pensiero logico-razionale, perché questo non risponde, l'uomo non risponde alla logica. E questo l'ho visto perché io ho lavorato alla Northwestern University a Chicago, dove ho avuto la fortuna di partecipare a eventi di riunioni di ricerca in cui si decidevano i trial clinici di tutto il mondo e si decidevano sempre sulla base di pensieri logico-razionali. E moltissimi di questi studi sono stati interrotti per eccesso di mortalità e ci si chiedeva: ma come mai? Per esempio, uno studio sullo scompenso cardiaco in cui il cuore funzionava al 10-20%, l'idea era: diamo un farmaco che aumenta la contrattilità e i pazienti staranno meglio. Questo studio è stato interrotto per eccesso di mortalità. E poi ci si è chiesto come mai, ma l'uomo funziona a feedback, se il cuore in quel momento è un cuore stanco e tu lo frusti come un cavallo stanco, chiaramente crolla prima. Se lo metti a riposo, allora potrà andare più avanti. Da quando io mi sono laureata, il beta bloccante era un farmaco totalmente controindicato nello scompenso cardiaco, adesso è il farmaco principe. Quindi sicuramente dobbiamo capire innanzitutto come inserire l'essere umano in un ambito biologico e come tale in un ambito di multidimensionalità e interdipendenza. Quindi l'essere umano considerato come un sistema biologico complesso, aperto, interdipendente, in continuo mutamento, flessibile in modo tale da adattare il proprio stato per trovare un equilibrio, che è l'equilibrio dato dall'allostasi della salute. Succede delle volte di trovare delle persone che in maniera superficiale, agli occhi di un medico che ancora utilizza solo il cervello e quindi la divisione tra il giusto e sbagliato, pazienti che sembrano in disequilibrio, per esempio persone un po' in sovrappeso, che possono essere, agli occhi di una persona che non sa guardare oltre, persone molto a rischio di eventi cardiovascolari. Facendo delle analisi si trova che queste persone hanno una glicemia perfetta, un colesterolo perfetto, una pressione perfetta. E facendo un'anamnesi più attenta a livello umano, gli si può chiedere se ha qualche squilibrio emotivo o vive vicino a qualche campo elettromagnetico. E si riesce a capire come quel sistema ha trovato temporaneamente il suo equilibrio grazie a questa superficialmente evidente disarmonia. Dall'altra parte riesco a vedere molte persone magre, in forma strepitosa, che fanno attenzione a cibo, attività fisica e quant'altro, che hanno dei disequilibri e delle disarmonie emotive profonde. Facendo ecografie alle carotidi, io vi dico, trovo molte placche alle carotidi. O un paziente che io ho definito mio paziente tipo, mi piace molto parlare dei casi clinici, il paziente dal cuore di pietra, che anch'esso perfetta, una persona in perfetta salute, alimentazione perfetta, attività fisica perfetta, lavoro straordinario, soddisfazioni economiche, sociali e relazionali di qualunque tipo, lasciato dalla donna per cui lui aveva lasciato la moglie, crisi ipertensive, crollo emotivo. Dopo 10 anni che lo seguivo, mi ha detto: dottoressa, mi sento come se avessi il cuore di pietra. L'ho mandato a fare immediatamente un'angiotac coronarica e il cuore di pietra ce l'aveva veramente. Quindi dopo 6 giorni ha eseguito un intervento di bypass con zero fattori di rischio, diciamo valutabili dal punto di vista sia, diciamo, tradizionale, ma anche già quello più allargato, epigenetico, sullo stile di vita. Per questo ci tengo moltissimo a partire da questo essere multidimensionale che siamo noi uomini. E essere un medico è una cosa meravigliosa perché ci permette di studiare la umanità dell'essere umano e non solo la parte della materia. Io
Mi piace parlare di Paul Pearsall, che è stato questo psicologo americano che ha scritto un libro interessantissimo dal titolo Il codice del cuore. E lui diceva questo: siamo rimasti troppo concentrati sul cervello nella ricerca della mente e non ci siamo accorti che il cuore potrebbe essere una pietra angolare informativa ed energetica di un insieme triplo dato dal cuore, dal corpo e dal cervello. E quindi cominciamo ad analizzare veramente cos'è il cuore. Il cuore forse è tutto tranne che una pompa, perché poi nel feto il sangue inizia ad avere il suo movimento prima dello sviluppo del cuore. Il cuore è sicuramente un acceleratore di spin. Quando ero a Chicago ho avuto la fortuna di far parte di questa ricerca in cui, analizzando il cuore dal punto di vista tridimensionale, per la prima volta siamo riusciti a scoprire come il cuore, quando si contrae, non fa un movimento di contrazione ed espansione in modo circolare. In realtà lo fa in modo ellittico, quindi è come uno straccio che si strizza. Però la cosa interessantissima è che il cuore imprime al sangue un vortice, quindi crea una sorta di spirale nel movimento del sangue. Quindi questo è il vero compito del cuore, intanto non come pompa, ma come acceleratore di spin. E questo perché la natura è perfetta. E ce l'abbiamo anche sotto gli occhi, chiaramente, perché se avessimo una semplice pompa dovremmo avere una aorta dritta, perché se noi apriamo l'acqua in un tubo da giardino, la prima cosa che succede al tubo è che si raddrizza. E abbiamo invece un arco aortico, che non è altro che l'arco a un angolo dato dall'angolo della rotazione dello spin impresso dal cuore al sangue. Quindi già queste sono cose interessantissime. Ma il cuore è il più grande comunicatore del nostro corpo, quindi, e soprattutto agisce sulla consapevolezza, sull'intelligenza e sulla gestione delle emozioni. Adesso vi darò delle informazioni che possono disturbare. Ho avuto delle volte delle reazioni da parte di colleghi che addirittura si sono alzati e se ne sono andati. Ma io voglio comunque dire quello che secondo me chiaramente si avvicina molto al funzionamento del cuore. Allora, intanto il cuore comunica in tanti modi diversi, quindi ha chiaramente comunicazioni neurologiche dirette, quindi ha vie afferenti ed efferenti rispetto al cervello. Secondo il libro sulla neurocardiologia scritto dall'Hartmut Institute, il cuore è l'unico organo che ha più comunicazioni che dal cuore vanno al cervello che non viceversa. Abbiamo delle comunicazioni biochimiche, quindi il cuore è un organo endocrino capace di produrre degli ormoni in loco. Tra questi abbiamo l'ormone natriuretico atriale, che è l'ormone antistress, così definito, perché quando aumenta la pressione telediastolica nel nostro cuore, quindi aumenta la pressione arteriosa, le cellule vengono stirate dell'atrio e producono questo ormone, che produce una diuresi e con l'eliminazione dell'urina fa abbassare la pressione arteriosa, quindi è un meccanismo di regolazione. Ma il cuore è anche l'organo che produce il 45% dell'ossitocina, che è l'ormone del piacere. Questa ossitocina viene prodotta, per esempio, quando si raggiunge un orgasmo dal cuore e anche quando un bambino viene allattato al seno dalla madre, perché la natura è meravigliosa e quindi crea un contatto di accudimento e cura legato al piacere reciproco attraverso la produzione, appunto, dell'ormone del piacere. Dentro il cuore esistono anche delle cellule, chiamate cellule adrenergiche cardiache intrinseche, che sottoposte a degli stress emotivi, emozionali molto importanti ed intensi, quale la notizia della perdita di una persona cara, fa produrre una iperincrezione di ormoni dello stress, adrenalina, noradrenalina, cortisolo, che all'improvviso possono causare uno spasmo delle coronarie anche in assenza di placche, causando una sindrome molto simile a quella di un infarto, la cosiddetta sindrome di Takotsubo o la sindrome da crepacuore, che una volta passati da 7 a 10 giorni viene completamente riportata a una situazione coante e quindi il cuore ritorna a uno stato di perfetta salute.
ma il cuore comunica anche attraverso biofisica, quindi ogni volta che c'è una contrazione del cuore esiste un'onda biofisica che viene trasmessa all'interno del liquor cefalorachidiano, ed è questo un po' alla base della, diciamo dell'utilizzo delle tecniche craniosacrali e dell'osteopatia, che sono in grado di andare a analizzare, diciamo, il flusso di andata e di ritorno all'interno del liquor. Ma la parte che mi preme di più spiegare oggi è la parte delle comunicazioni energetiche, quindi il cuore è l'organo a livello elettromagnetico che produce il campo elettromagnetico più potente, 5.000 volte più potente di quello del cervello. E esiste un bellissimo trattato di biofisica che, dove si possono ritrovare tutti i numeri dei campi elettromagnetici derivanti dai vari organi. E appunto quello derivante dal cuore è il campo più potente. Può essere analizzato attraverso degli squid elettromagnetometri, che sono chiaramente degli apparecchi molto costosi, perché devono essere anche schermati dal campo elettromagnetico della Terra, ma esistono adesso via via degli apparecchi sempre più utilizzabili in modo friendly elettromagnetico del cuore. Il professor Spaggiari diceva che noi possiamo ricevere dei campi elettromagnetici, quindi noi siamo, mi piacerebbe definirci come dei ricetrasmettitori di campi elettromagnetici, e probabilmente il cuore ne è una parte importante di questo meccanismo. Io dico probabilmente perché vi parlo dal punto di vista sempre partendo dalla pratica, quindi dalla teoria ci sto arrivando piano piano. Allora, innanzitutto parliamo oggi di coerenza cardiaca. Che cosa intendiamo per coerenza cardiaca? È quel momento in cui la varianza del battito cardiaco raggiunge uno stato di perfetta equilibrio e fase, e adesso vedremo in che cosa consiste. Prima di parlare della coerenza, voglio parlare brevemente dell'importanza del sistema nervoso autonomo, che è, diciamo, la mente dentro al corpo. Il sistema nervoso autonomo si divide in simpatico e parasimpatico, e il sistema nervoso autonomo è quella parte di sistema nervoso periferico che agisce automaticamente alla vita. Quindi è quella parte che quando noi ci troviamo davanti ad situazioni di pericolo entra in funzione per garantire un istinto di sopravvivenza. Abbiamo due sistemi, il simpatico, che è quello dell'azione, che quindi mette in atto il meccanismo di lotta o fuggi, e il parasimpatico, che invece è quello più del riposo, ed è tipico per esempio di quegli animali che davanti a uno stress importante acuto reagiscono con uno svelimento o con una immobilizzazione, quindi freezing. Questi due sistemi sono chiaramente sempre presenti nel nostro sistema uomo, ci permettono di vivere, hanno un ritmo circadiano in cui il sistema simpatico chiaramente è maggiormente espresso durante le ore di giorno di azione, e il sistema parasimpatico maggiormente durante la notte. Secondo Porges esiste questa teoria polivagale, ci dice che nel nervo vago esistono due vie, una è il complesso vagale ventrale e uno è il vagale dorsale. Quello che spesso entra in meccanismo in modo automatico è appunto il complesso vagale dorsale e quello della freezing. D'altra parte, il complesso vagale ventrale può entrare in funzione solo quando l'uomo, l'essere umano, si trova in uno stato di coerenza. Per questo ve ne parlo adesso, così poi dopo capiremo meglio l'importanza di questo complesso vagale ventrale. Perché se il cuore è in coerenza, invia un messaggio anche al cervello e a tutto il resto dell'organismo di sicurezza, di stabilità. Quindi è in grado di andare ad inibire la parte reattiva emozionale limbica e ad attivare la corteccia prefrontale del discernimento, attivare quindi una modalità di evoluzione rispetto alla modalità che attivano le altre vie, simpatico e parasimpatico, di stato di guerra. Quindi questo complesso vagale ventrale entra in funzione solo quando il nostro cuore è in uno stato di calma e di quiete e di coerenza. Esistono diverse modalità in cui questi due sistemi, simpatico e parasimpatico, funzionano. Possiamo avere un eccesso di simpatico, che sono quelle persone che giungono a me come cardiologa.
quelle persone che continuano ad avere un'attivazione anche nelle ore notturne, quindi non riescono a smettere di pensare ai problemi, hanno pensieri coatti, problemi che possono essere piccoli di giorno e di notte, si amplificano e diventano totalitari, quindi non riescono a dormire, aumenta la frequenza cardiaca, aumenta la pressione arteriosa, il respiro si fa superficiale fino ad arrivare alle crisi di panico. Ma possiamo avere persone anche con l'eccesso di parasimpatico, che sono in modo fisiologico, per esempio gli atleti, quando si allenano adeguatamente, hanno un battito cardiaco a riposo più basso anche di giorno, ma è fisiologico quando sottoposti ad una prova da sforzo, questo battito poi aumenta normalmente, quindi questo è un bene. Diventa patologico, quindi l'atleta va in overtraining, quando in realtà questo battito è lento e rimane tale anche sottoposto a uno sforzo fisico. In eccesso di parasimpatico ci possono andare meditatori cronici. Quando le persone che meditano 5-6 ore al giorno rischiano di andare in fibrillazione atriale. Questo perché il corpo cerca sempre di trovare un'armonia, un equilibrio. Quindi in medio stat virtus, di tornare al centro. Quindi crea un escape dall'eccesso di bradicardia con un eccesso di tachicardia. Possiamo avere un equilibrio, come vedete qui nella quarta opzione, tra simpatico e parasimpatico, e queste sono le persone che lavorano tanto, ma poi tornano a casa e si rilassano tanto o fanno le cose che amano fare. E quindi questo è già un sistema in maggiore equilibrio rispetto ai due precedenti, ma non è ancora un sistema al suo meglio, che è solo quando simpatico e parasimpatico sono perfettamente in equilibrio, tanto da non creare resistenze e utilizzare tutta l'energia del corpo al meglio. Questo si chiama coerenza cardiaca o stato di flusso. Quindi come facciamo noi a entrare in questo stato di flusso in modo pratico e soprattutto ad andare a studiare in maniera anche numerica questa possibilità? Attraverso l'analisi della varianza del battito cardiaco. Heart rate variability è un indice diretto di equilibrio di questi due sistemi e indiretto della resilienza, cioè della capacità di resistere agli stress. Quindi questo istituto in America, HeartMath Institute, ha studiato l'effetto delle emozioni sul heart rate variability e ha dimostrato come stress, situazioni diciamo patologiche o anche emozionali come la noia, la preoccupazione come quella che abbiamo vissuto tutti in questi mesi, l'insicurezza del futuro, creano un pattern d'onda nell'analisi della varianza del battito cardiaco molto disordinato, come vedete in questa diapositiva. Positiva. E qui noi possiamo vedere la varianza del battito, vedete tra 60 e 90, su un dominio del tempo. Chiaramente questa variabilità è dovuta agli atti del respiro. Il battito cardiaco è strettamente correlato con gli atti del respiro, perché esistono dei barocettori all'interno dei seni carotidei, come anche a livello del diaframma, che ad ogni inspirazione causano un aumento del battito cardiaco perché il parasimpatico molla un po' le redini e in espirazione invece rallenta il battito. Quindi noi vediamo qui il fisiologico, la fisiologica variazione del battito cardiaco in inspirazione ed espirazione sul dominio del tempo. La cosa però su cui voglio farvi notare, posare l'attenzione, è la forma di questa onda che è molto appuntuta e dentellata. Vedremo invece quando una persona vive in uno stato di perfetta salute, quindi armonia psicofisica, vive a livello epigenetico, diciamo, uno stato di equilibrio, quindi gioia, serenità, allegria, avremo questo pattern d'onda che vedete profondamente diverso rispetto al precedente, pur essendo sempre una variabilità tra 60 e 80 sul dominio del tempo, abbiamo però un pattern d'onda perfettamente sinusoidale, un aspetto ordinato. E questo aspetto, ci dicono i ricercatori dell'HeartMath, è l'aspetto della coerenza cardiaca, che vuol dire che in questo momento, se noi andiamo ad analizzare l'elettroencefalogramma, quindi, come ha detto il relatore precedente, le onde
del nostro cervello in uno stato di serenità e di coerenza sono le onde alfa. Se vediamo su questo grafico, le onde alfa hanno la stessa identica, lo stesso identico aspetto di onda sinusoidale della coerenza cardiaca. Quindi, mentre se andiamo a notare l'onda, la forma d'onda del cuore in uno stato di incoerenza, quindi di disarmonia, è identico alle onde del cervello quando siamo in azione, attivati, siamo pieni di focalizzati su altro. Questo è interessantissimo, quindi diciamo che la coerenza è il punto in cui le onde del cervello e del cuore sono all'unisono, sono in fase. Questo è il momento in cui l'essere umano è in grado di manifestare la piena coerenza, quindi il suo pieno potenziale psico-fisico-attitudinale, ma soprattutto il potenziale di salute. Non possiamo dimenticarci del cuore quando noi curiamo i nostri pazienti, perché essendo il campo elettromagnetico più potente, è quello che una volta agganciatosi con il cervello riesce a mettere in coerenza tutti gli altri organi ed apparati. In primis segue il secondo cervello, che è il cervello della pancia, e poi tutti gli altri organi. Andando a lavorare sullo stato di coerenza emozionale, psicofisico del paziente, noi riusciamo a creare una cascata di fisiologia e, diciamo, positiva, diciamo, di fisiologia della salute, con la produzione di cascate di endorfine, serotonina, la miglioramento del microbiota intestinale che segue questa capacità di allineamento sistemico-biologico dell'essere umano con se stesso in primis e con la natura in seconda istanza. Quindi noi dobbiamo insegnare a tutti, innanzitutto a noi operatori del settore, perché un medico per poter essere tale deve vivere la coerenza, perché se un medico è in coerenza, vedremo poi è in grado di accogliere nel suo campo di coerenza elettromagnetico il paziente. L'oscillatore più potente aggancia quello meno potente in natura, quindi se noi medici abbiamo un campo elettromagnetico e uno stato nostro interno, interiore di incoerenza, noi potremmo essere agganciati dalla paura del paziente, dal dolore del paziente, non essere in alcun modo di aiuto. Se noi impariamo noi stessi ad entrare in questo stato, diventiamo noi quelli che agganciamo il paziente e possiamo aiutarlo nella guarigione. E soprattutto è importante la coerenza nell'essere umano, oltre a essere fisiologica, è anche la coerenza di pensiero, sentimento, emozione, parola e azione. Non finirò mai di basare, di dire quanto è importante che un medico si ponga in modo neutro nei confronti della persona che ha di fronte. Non si faccia vincere dalle sue esperienze pregresse, perché anche in quel modo nel medico entra in funzione un meccanismo sottocorticale automatico di rapportare il paziente che ha di fronte alle sue esperienze vissute precedentemente nella stessa malattia con un altro paziente. Ogni paziente è un essere umano a sé stante e può avere tantissime variabili talmente diverse dal precedente da non poter stabilire una prognosi a priori in base allo stadio della malattia. Chiedere se questo paziente è una persona comunque felice, se è una persona che ha un sostegno relazionale profondo, fa la differenza tra la vita e la morte, tra la guarigione o la morte di una patologia. E vi voglio raccontare, io non so quanto altro tempo ho, io parlerei per settimane, quindi fermatemi quando è troppo tardi. Vai tranquilla, fino anche un quarto d'ora. Un quarto d'ora o 20 minuti ce l'hai. Di questa paziente che per me è stata una lezione di vita inimmaginabile, che io voglio donare a tutti gli operatori della salute, è una signora di 84 anni portata da me e dai suoi familiari per una visita di controllo. E la signora si è seduta di fronte a me e mi ha detto: guardi dottoressa, mi hanno portato qui, ma tanto io non posso morire, quindi è inutile che venga a fare le visite. Allora gli ho detto: ah, mi fa piacere, i pazienti che preferiscono. Ma come mai lei non può morire? Guardi dottoressa, io ho una situazione familiare molto importante e lei, che era una persona con gli occhi pieni di gioia, ha virato negli occhi al dolore e mi ha detto: io ho un figlio schizofrenico di 57 anni, poverino, lui non ha colpa, lui è solo malato, ma
è una persona buona, purtroppo è violento e solo con me lui ha una situazione di serenità, noi facciamo tutto in simbiosi, ci vogliamo bene e lui con me è tranquillo, quindi lui è buono, lei sa, questa è la mia croce, come per la Madonna è stata la sua croce Gesù Cristo. E poi sai, io ho altri figli, non posso lasciare agli altri figli questo peso, quindi io non posso morire, semplicemente. Quindi io ho già ammirato il suo grande servizio alla vita basato sull'amore di mamma, che è una cosa meravigliosa. L'ho invitata quindi a mettersi sul lettino. Si è spogliata questa signora e si è tolta il reggiseno. Ho visto il cancro al seno destro più avanzato che io abbia mai visto nella mia vita, con quelli che forse vedevamo nei libri quando io mi sono laureata 30 anni fa. Sono rimasta senza parole. Gli ho detto, ma signora, ma questa situazione? E la signora mi ha guardato con due occhi direttamente dall'anima, non dal cervello. Mi ha guardato e mi ha detto, beh, dottoressa, sicuramente questo non è niente di male, vero? Io non sapevo cosa rispondere. E gli ho detto, ma non so, mi dica lei da quanto tempo ce l'ha? Beh, dottoressa, io ho questa situazione da 15 anni. Se fosse stato qualcosa di male, sarei già morta. Io, sa, li parlo tutti i giorni a questa cosa, perché gli dico, guarda, stai bene lì, buonino, buonino, perché io non ho tempo per te, perché non posso andare in ospedale a farmi controllare, perché io non posso lasciare mio figlio da solo a casa. Capisce? E guardi, non mi ha mai dato fastidio più di tanto. Un periodo aveva sanguinato, poi ha fatto una crosta, adesso vede tutto secco, e lì buono, buono. Io sono rimasta senza parole, ho anche la foto, mi sono fatta mandare dalla figlia la foto perché voglio poter dimostrare una cosa che per noi medici è impossibile. Allora, quanto è importante l'aspetto elettromagnetico, in questo caso spirituale, della motivazione di questa paziente alla vita, che veniva assolutamente da una sua fiducia totale alla vita e al suo compito in questa vita che non poteva venir meno. Allora, cos'è? Se io fossi andata ad analizzare tutti i suoi meccanismi nel suo corpo, tutto quello che non funzionava, non avremmo mai potuto sperare una sopravvivenza di 15 anni. Quindi mi viene da dire, ma allora cos'è che comanda? Cos'è che comanda la salute? Cos'è che comanda la vita? È il campo elettromagnetico? È la spiritualità? È la nostra anima? O è il nostro corpo? È la nostra biochimica? Come dice il professor Spaggiari, è più importante l'elettromagnetismo, i sentimenti, le emozioni. Sicuramente sono tutti importanti e tutti interconnessi. Ma per un nuovo paradigma di cura rispetto all'uomo come essere della natura, con la vita al centro, non possiamo più prescindere da queste informazioni. Per questo l'S Drive è importantissimo, perché non tutti i medici hanno questa sensibilità di analisi dell'emotività, della sensibilità o il tempo materiale, ma l'S Drive ci dà a livello elettromagnetico un'informazione della totalità dell'essere umano. Se viene fuori come primo livello di squilibrio la parte emotiva, la parte spirituale, possiamo andare a ragion di logica ad approfondire questi aspetti, perché non tutti i pazienti sono pronti ad aprirsi emotivamente e spiritualmente con un medico. Delle volte a me i pazienti mi hanno detto, ma perché lei vuole sapere tutte queste cose di me? Perché non c'è più la cultura che un medico è anche un sacerdote, che non può prescindere dalla cura della totalità dell'essere umano. E quindi l'S Drive ci dà anche la scusa di andare a chiedere queste informazioni così personali alla persona che abbiamo di fronte. Guardi, è uscito questo come disequilibrio, cosa le sta accadendo? Ha voglia di aprirsi? Mi può spiegare? E quindi possiamo andare più a fondo nella cura dell'essere umano. Quindi questa diapositiva è fondamentale. La differenza dell'assetto dell'onda della varianza del battito cardiaco sull'addominio del tempo può essere spiegato solo se noi andiamo a creare uno studio sul dominio delle frequenze, in cui riusciamo a capire dove sta andando il nostro sistema nervoso autonomo, se verso l'eccesso di simpatico, quindi nelle very low frequency, o verso il parasimpatico, verso le frequenze più elevate,
o magari se raggiunge lo 0,1 Hz, che è esattamente il punto di flusso massimo in cui i due sistemi sono perfettamente equilibrati. E qui scusatemi se mi sposto un attimo dalla scienza, ma non si può fare a meno di parlare della via di mezzo del Buddha. Il Buddha ci ha spiegato questo, la via di mezzo, cioè il punto d'incontro del nostro sistema nervoso autonomo e il punto in cui l'essere umano può essere al suo meglio, nella sua armonia psicofisica attitudinale. E se vogliamo parlare di spiritualità, probabilmente, permettetemelo, è il momento in cui una persona può evolvere dal punto di vista spirituale. Ma quando è che questo accade? Quando noi siamo in un'alta coerenza del ritmo cardiaco, in cui abbiamo un aumento dell'attività parasimpatica, ma ventrale, attenzione, perché io sento dire tantissime volte che il simpatico è il diavolo e il parasimpatico è il paradiso. No, è l'equilibrio tra i due, è l'unione, è il superamento del dualismo, è l'uno che fa di noi degli esseri evoluti. Quindi l'onda dell'attività parasimpatica ventrale si attiva solo quando noi siamo in coerenza. Quindi prima dobbiamo entrare in coerenza, entrare nello stato di flusso, entrare nell'equilibrio del cuore che mette in equilibrio e in fase tutti gli altri organi. E poi si attiverà la via ventrale che parte dal cuore, inibisce le vie inferiori del nostro modo di reagire alla vita e attiva quelle delle percezioni allargate della realtà, della sopramentale della realtà, quella che Jung diceva le sincronicità. Questa è la via che attiva il nostro vero pieno potenzialità dell'essere umano, non dell'essere uomini come animali, dell'essere umano. Quindi l'aumento della sincronizzazione tra i sistemi fisiologici interni, solo questo crea poi uno stato di salute e tutto il resto segue. Se noi andiamo a dire a una persona, come è successo a me quando disperata del mio sovrappeso, nonostante attività fisica, mangiare bene, curare lo stress, eccetera, mi sono rivolta a degli specialisti che vanno per la maggiore in Italia, e quando questa persona non mi ha neanche guardato in faccia e mi ha detto lei ha occhi bassi per il suo peso, è ad alto rischio di diabete, infarto, ictus, quello e quell'altro, e non ha neanche chiesto come mai ti trovi in questa situazione. Allora, se quella persona poi è capace di dare la metformina a me che soffro di crisi ipoglicemica e mi ha fatto svenire per questo, allora queste persone che cosa lavorano a fare, io mi chiedo. Mi meraviglio che ancora nel 2020 ci siano delle persone che vanno per la maggiore e che non hanno ancora capito niente dell'essere umano. Quando mettendo in equilibrio, e questo grazie al dottor Allegrini, che non finirò mai di ringraziare, che è stato l'unico che ha capito che cos'era il disequilibrio, bastava lavorare su quella disarmonia per rimettere in equilibrio tutto il resto. Non si può più prescindere dal fatto di insegnare ai pazienti a capire come siamo fatti, come il nostro sistema inconscio comanda sul nostro sistema uomo, come le emozioni ed i pensieri alterano il nostro stato di salute. Quando a me mi chiamano le signore anziane e mi dicono dottoressa, c'ho una crisi ipertensiva, e che stava facendo? Assolutamente niente. E a che cosa stava pensando? Ma perché? Quello che penso può cambiare la mia pressione? È assolutamente sì. E in effetti stavo pensando che mio figlio non mi chiama da 15 giorni e che la moglie mi odia. Ecco, possiamo dire che questa persona ha delle crisi ipertensive o forse ha uno squilibrio emotivo che andrebbe preso in considerazione. E se noi insegnassimo alle persone a gestire le loro emozioni, i loro pensieri, le parole, quanto potremmo avere in prevenzione primaria di miglioramento dello stato di salute, dal punto di vista cardiovascolare io parlo, sulla pressione arteriosa, sulle tachicardie, sugli infarti. Oggi non ho il tempo, ma esistono miriadi di studi che dimostrano come la rabbia, la personalità rabbiosa, aumenta il rischio cardiovascolare di 10 volte rispetto a persone che sono mansuete e che sono in grado di gestire il proprio equilibrio emotivo indipendentemente da ciò che accade fuori. E quindi ricordiamoci di creare questo stato di flusso, perché a livello neurobiologico crea uno stato di respirazione profonda, quindi uno stato alfa delle onde cerebrali, la coerenza cardiaca e soprattutto una
rimodulazione del nostro sistema neuroendocrino, quindi con una riduzione della produzione degli ormoni dello stress, aumento dell'ossitocina, del DEA, della triptamina, dell'endorfine, degli endocannabinoidi, della serotonina, del BDNF, che è questa straordinaria molecola che noi produciamo e che stimola i neuroni alla rigenerazione. Quindi noi entriamo in uno stato di perfetto equilibrio quando le onde del nostro cervello rallentano. Ci permettiamo di vivere a contatto con il nostro cuore e con la natura, e quando succede questo, addirittura produciamo più neuroni nuovi, aumentandone la plasticità e la loro funzionalità. Quindi questo è il nostro compito, da medici, imparare a vivere in coerenza per aiutare i nostri pazienti e per migliorare la nostra vita. Per i pazienti, sicuramente spiegargli come funzioniamo, e adesso non ho il tempo purtroppo di andare avanti, ma spiegare quanto è importante che noi mettiamo in armonia e in allineamento i nostri cervelli viscerali insieme al cervello della testa, in equilibrio simpatico e parasimpatico. La via di mezzo che vi ho dimostrato prima, lo stato di flusso in ogni cervello, ci dimostra come, se noi siamo in squilibrio parasimpatico o simpatico, avremo dei disequilibri emotivi. Se siamo in uno stato di equilibrio, possiamo manifestare appieno le capacità fondamentali dei tre cervelli, che nel cuore è la compassione, la comprensione, quindi l'assenza di giudizio. Riuscire ad accogliere il paziente che viene a noi non in base a quello che vediamo superficialmente, anche avendo una comprensione del periodo della vita che sta vivendo. E io faccio sempre una domanda ai miei pazienti, che diceva Ippocrate ai miei medici di fare. Chiedete al paziente cosa è disposto a fare per stare meglio. E questo non è una colpa, perché se un paziente in questo momento è in sovrappeso ma non riesce a fare una dieta, io non lo posso abbandonare. Lo devo comunque accompagnare ad arrivare a un equilibrio emotivo tale da voler desiderare di dimagrire e di star bene. Questo, dobbiamo smettere che in Italia esiste un razzismo più grande per i grassi che per i neri, ragazzi. Cioè, ci rendiamo conto? Io, chiaramente, avendo passato ed essendo in quella situazione, posso accogliere meglio i disagi di questi pazienti. Non per questo non mi sento adatta a fare il medico. Una volta una signora in sovrappeso ha aperto la porta piano piano, ha guardato e ha detto: "Oddio, meno male, c'è la dottoressa grassa come a me, quindi posso entrare, perché l'altra mi ha trattato male e mi ha cacciato, mi ha detto prima dimagrisci 20 kg e poi ci rivediamo". Ma si può trattare un paziente in questo modo? Questo è lavorare di cervello, noi vogliamo lavorare con il cuore, quindi accogliere tutte le persone per quello che sono, cercando di aiutarle il più possibile. E quindi finisco. Adesso, la via di mezzo noi la raggiungiamo se togliamo le onde di disturbo, cioè i nostri turbamenti che non ci permettono di sintonizzarci sulla frequenza della natura. 7.8 è la frequenza di Schumann, è la frequenza del cuore e poi è la frequenza delle onde alfa del cervello o insieme. Quando cuore e cervello si uniscono alla frequenza di Schumann, siamo un tutt'uno tra di noi e la natura. Ma è il cuore che ha questa frequenza, 7.8. È il cuore che è in contatto con l'energia dell'universo, con l'OM. E quindi quando il nostro campo diventa stabile da 2 a 3 metri, noi possiamo fare la differenza dentro di noi e fuori di noi, nel nostro ambiente. E noi possiamo migliorare le comunicazioni interpersonali, le dinamiche di gruppo, il problem solving, il nostro decision making, e possiamo utilizzare il pieno potenziale, ma solo quando noi diventiamo capaci di produrre vibrazioni elevate. Attireremo a noi persone ed eventi che possiedono la medesima vibrazione. Come dice il professor Spaggiari, noi siamo ricci trasmittenti di vibrazioni elettromagnetiche. Chi siamo noi viene trasmesso nell'ambiente attraverso il nostro campo elettromagnetico, e in base a come vibriamo attiriamo situazioni, cose, salute identiche, delle stesse vibrazioni. Quindi dobbiamo dire che noi dobbiamo imparare a vivere in coerenza tra i nostri centri di potere. Non ci dimentichiamo il pensiero, la parola e quello che noi siamo.
chi siamo. Quello che io faccio deve essere in coerenza con quello che penso e quello che dico. Questa è la più grande sfida dell'essere umano. Se una persona riesce a vivere così, sicuramente riesce a vivere in salute. Dan Winter, che è un fisico che ha partecipato alla costruzione dell'M-Wave dell'ArtMap Institute e che io ho avuto l'onore di sentire qui a Pescara diverse volte, ha parlato di queste cose meravigliose, che il cuore, quando è in coerenza emozionale, crea un canto meraviglioso, che è una vibrazione che va ad agganciare il DNA, e le cascate delle note musicali armoniche, quindi la coerenza del cuore, avvolge, intreccia e fa ruotare l'elica molla del DNA. E la cerniera del DNA si avvolge esponendo i codoni della salute, aumentando l'energia e non solo, ma creando il campo morfogenetico. Quindi la creazione è un processo che avviene da dentro a fuori, e questa cosa solo se la nostra attenzione, intenzione, focalizzazione, consapevolezza sono in alte vibrazioni. Quindi se noi siamo frattali rispetto all'energia divina, che non è altro che, scusatemi, dal punto di vista medico può non sembrare congruo, ma è esattamente l'amore, solo se noi diventiamo frattali con l'amore possiamo diventare noi stessi quelli che attraiamo delle realtà sane e sananti. E se, come dice Greg Braden, il nostro campo elettromagnetico del cuore è strettamente connesso col campo elettromagnetico della Terra, e su questo ci sono state delle prove misurate, allora noi abbiamo una responsabilità enorme. Dobbiamo diventare noi stessi sostenibili, quindi con la capacità di fare quello che fanno le piante, quindi la filotassi. Un albero vive, ogni foglia grazie al sole, e ogni foglia si sposta di una sezione aurea rispetto all'altra per permettere a tutte di sopravvivere. Quindi a livello interno nostro per la salute, ma a livello esterno per la società, basta creare parti, destra, sinistra. Dobbiamo avere una via di mezzo, siamo un uno. Io non posso dare un martello all'altra parte di me. Se siamo un uno, dobbiamo vivere una vita sostenibile per il tutto. E solo le persone che vivono in coerenza con loro stesse, quindi in pace con loro stesse, possono creare pace all'esterno. E quindi il messaggio che vi voglio dare è questo: si può fare. Grazie.